Ed eccovi cari buongustai, bentrovati nella cucina di A Casa Tua, sempre con identità, gusto e benessere. Oggi andiamo ad innalzare dei prodotti straordinari di questo periodo che fanno tanto scampagnata, che fanno tanto primavera, che fanno tanto anche pasquette e pasquone. Non so, vedremo piselli, fave, pecorino del Monteporo, crotonese, sì, soppressata ce l'abbiamo. È proprio la ricetta di oggi. È un salto in bocca. Per nulla romano, anche se ci stringiamo e abbracciamo tutti gli amici romani per questo straordinario piatto regionale, il nostro è rivisitato rigorosamente e quindi andiamo a vedere direttamente gli ingredienti, spostiamoci e... E allora, grande protagonista, quindi soppressata di Calabria, DOP ce l'abbiamo di Salumificio Callà, solo salumi e carni di qualità. Stessa cosa la fesa di vitello, una bella fetta di vitello magra che sarà la nostra base per il saltimbocca che al suo interno conterrà piselli, quindi fave fresche, piselli freschi e fave fresche, pecorino del Monteporo o crotonese fresco, non importa, purché sia 100% Calabria, mix di grattugiati noi voi e poi ancora sfumeremo con del cirò rosato e poi pepe nero quanto basta, uno spicchietto d'aglio, sale rosa e bianca questa carne? No, questo saltimbocca, aspettate che mi prendo intanto il mio coltello. Ecco, mi prendo il mio coltello di Stop Price che devo rifilare la mia fetta e no, sarà rossa, rossa perché qualora noi volessimo anche un primo piatto da leccarsi i baffi o volessimo pucciare il nostro pane dell'Artiste du Pain, guardate tra le specialità di pane, cereali, curcuma e quant'altro, se volessimo pucciare abbiamo l'ottima salsa per amatori, però questa è aromatizzata al peperoncino, proprio con il peperoncino calabrese dentro. Andiamo, prendiamo la nostra bella fetta, ecco, l'andiamo giusto a rifinire di qualche nervetto, andiamo a spuntare un po' i lati così non si arriccia e l'andiamo a battere. Non perdetevi nulla, faremo tutto sotto i vostri occhi attenti e come sempre A Casa Tua è nei supermercati con te e punto e. E allora, battuta la nostra fettina, abbiamo più o meno creato due fette uguali, prendiamo la soppressata, solo carne di suino selezionatissima, guardate qui che spettacolo. Ecco qua, la lacrima c'è proprio la lacrima all'interno. Che non è un fatto negativo, ma è un fatto solo che positivo, perché significa che anche la stagionatura è perfetta. E poi dicevamo soppressata di Calabria solo con pepe nero, peperoncino piccante e carne di suino e sale. Prendiamo l'altro coltellino di Stop Price, questo kit è fantastico. Royalty Line, io mi trovo benissimo. Peliamo la nostra soppressata, www.stopprice.com,
Se chiamate e dite che siete telespettatori di A Casa Tua, avrete, oltre che la consegna gratuita su tutti gli articoli, avrete anche, credo, uno sconto riservato. Provare per credere. Allora, andiamo a togliere la buccia e poi la realizziamo a tocchetti piccoli, 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 piccoli cubetti. Bene, 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 ci siamo. Allora, abbiamo anche pelato lo spicchietto d'aglio e adesso prendiamo un po' di pepe nero. Ecco, poco perché c'è già la soppressata che è molto, molto speziata. Ok, regoliamo un po' di sale. Poi ancora all'esterno, però dopo che si sarà sigillata bene. Prendiamo il nostro pane, mollica di pane raffermo, andiamo ad aggiungere un saluto particolare a tutti i nostri telespettatori, però web spettatori, perché ci guardano sulla pagina Facebook di Stop Price. Tutte le aziende che sono collegate, insomma, chi è impossibilitato a vedere la TV, c'è anche il nostro canale YouTube A Casa Tua TV. Andiamo a mescolare e insaporire questo pane con il formaggio, che darà un po' di succulenza, diciamo, alla farcia. Bene. Perfetto. E a questo punto andiamo a creare delle fette del nostro pecorino fresco. Una potrebbe già bastare. Ma sì, mettiamone un paio. Che protagonista è il pecorino in questa ricetta. Andiamo a mettere qualche cubetto di soppressata. Poi ci mettiamo un po' di pan grattato. Mollica di pane, scusatemi, grattugiata. Ecco qua delle favette. Nel frattempo, a proposito di pasta straordinaria, io voglio andare direttamente al ristorante pastificio La Struncatura, anche pizzeria, sul lungomare di Gioia Tauro, per andare a vedere nel laboratorio il nostro maestro Carlo Angilletta che cosa sta realizzando. Strozzapreti, tagliatelle, paccheri, chissà. Io ho proprio voglia questo sughetto di Calabria Food del nostro Benedetto Crispino, firmata anche questa specialità, di metterci proprio della pasta, di condirci proprio della pasta. Andiamo a creare questo bel bauletto, è una valigia proprio calabrese questo saltimbocca. E voilà, cadranno, si sa. E devono rimanere così, non li dovete scottare, devono rimanere croccanti, croccanti, croccanti. Direi che ci siamo, a posto così. Chiudiamo. E adesso che vado a realizzare qualche rametto del nostro alloro, che poi andrà anche a caratterizzare un po' la sfumatura di questo saltimbocca, io vi lascio ai consigli per gli acquisti. A Casa Tua Identità, gusto e benessere, torna tra pochissimo. L'alloro dov'è? Eccolo qua. Spettacolo, come mi piace prendere gli elementi della natura
riversarli in cucina. Quale stuzzicadenti, ragazzi? Se avete dei rametti di alloro, andate così a sigillare i vostri bauletti, i vostri involtini. Ecco, servirà anche ad aromatizzarlo. Attenzione, questo è veramente soltanto appuntato, questo bauletto. La cottura nella nostra straordinaria, una delle pentole che ci mette a disposizione Stop Price, la cottura deve essere rigorosamente gestita con la pinza. Ok, allora sfumeremo quindi con del vino di Cantina Francesco Malena del rosato, andiamo ad accendere, abbiamo recuperato anche il nostro olio extravergine che è il principe d'aquino, quindi 100% carolea, prendiamo uno spicchio d'aglio che in questo caso è abbastanza fresco, privo di germoglio, mettiamo due fogliette di alloro. Eccoci qua. Wow. Ah, fantastico. E nel frattempo che il nostro olio si insaporisce, andiamo in uno dei punti vendita, i supermercati con te, e vi voglio far attenzionare tutti i prodotti, adesso li avete appena visto, ecco sì, dedicati alla cura della vostra lavastoviglie e anche alla lavatrice. Andiamo a vedere negli scaffali che cosa c'è di con te e.e. Il brand Noi e Voi, il marchio privato, è davvero fantastico. Ecco, vi dà sia anticalcare, brillantante, insomma, sia per lavare. Sia per lavare i vostri panni che addirittura per mantenere proprio sempre performanti i vostri elettrodomestici, che non è poco. Ecco, una bella realtà. Andate anche sul sito internet, sulla la pagina di Facebook, dove lì potrete ritrovare anche tutte le nostre ricette con i prodotti a marchio Noi Voi, supermercati con te. È così che dovrete fare la vostra ricerca. Intanto vi ricordo che è sempre attivo il canale YouTube A Casa Tua TV, è lì che potrete ritrovare tutte le puntate, sin dalla prima andata in onda, e questa è la 9ª edizione di A Casa Tua, tutti i giorni rigorosamente per parlare insomma di territorio e quant'altro. Iniziamo ad aprire il nostro vino che ci servirà tra pochissimo per andare a sfumare il nostro saltimbocca tutto calabro. Eccoci che siamo pronti per adagiare il nostro saltimbocca abbottonato, lo chiameremo così. Ecco qua, alziamo leggermente la fiamma e chiamiamo la grafica per realizzare il nostro saltimbocca abbottonato con delle fave, pecorino e soppressata di Calabria DOP. 4 fette di fesa magra di vitello, 200 g di fave fresche decorticate, 100 g di piselli freschi, quanto basta di formaggio grattugiato, 100 g di soppressata di Calabria, quanto basta di mollica di pane raffermo, quanto basta di vino rosato Cirò, uno spicchio d'aglio, quanto basta di sale rosa e pepe nero bio, quanto basta di olio extravergine d'oliva e anche l'alloro, non dimenticatelo. Fondamentale qui anche perché ci ha aiutato a sigillare, ad abbottonare appunto il nostro saltimbocca. E allora lo facciamo sigillare, l'aglio avete visto, abbiamo controllato bene la temperatura, ma in questo caso possiamo anche toglierlo. Il profumo è pazzesco. Giriamo il nostro saltimbocca, lo facciamo un po' sigillare anche dall'altro lato, ci siamo, e mettiamo il coperchio, abbassiamo leggermente la fiamma e facciamo in modo che questo straordinario coperchio con la valvola di sfogo possa far cuocere all'interno, perché il vapore superfluo viene via,
mentre quello che occorre per mantenere una cottura e distribuire la cottura in modo omogeneo e uniforme invece rimane in pentola. Ecco qua. E adesso andiamo a capire un po' che tipo di salsa utilizzeremo. Beh, la salsa per amatori, quindi per intenditori. Li trovate le referenze Calabria Food in tutti i supermercati con te.e della Calabria. Che spettacolo, al peperoncino, qualcosa di unico, certificata esclusivamente, direi forse nel comparto, ne sono quasi sicura, ISO. E poi è un prodotto, insomma, da filiera controllata, per cui andremo quest'estate a capire tutto sul processo di produzione. Vedrete che aziende all'avanguardia abbiamo nel nostro territorio. Giriamo un po' il nostro saltimbocca, che ormai sembra sia pronto per accogliere. Andiamo con l'espressione massima di Cirò. Abbiamo un rosato 100% gaglioppo. Irroriamo ben benino. Alziamo leggermente la fiamma, facciamo sfumare, non potete capire che profumo emana la cucina di a casa tua. E allora vedete, anziché spizziculiare, come si dice, o spizzicare con un pezzettino di formaggio, con un pezzettino di soppressata, prima di iniziare a mangiare, fate in modo che tutto sia contenuto in un semplice piatto, in una semplice pietanza, e questo è proprio il caso del saltimbocca. Per ritornare invece alla realtà di Cantina Francesco Malena, noi abbiamo tra pochissimo in prima visione un vino straordinario, il Magna Grecia. Il Magna Grecia è un vino realizzato con fermentazione naturale, che non vede assolutamente l'aggiunta né di solfiti né di altre sostanze concesse, naturalmente conservanti enologici consentiti, ed è 100% vegan, certificato Montepulciano e Gaglioppo. Ecco, abbiamo sfumato tutto. Ah, meraviglia, la ricetta ve l'ho già data. E adesso, proprio adesso, andiamo con la passata di pomodoro. Abbiamo scelto, se vogliamo fileia, scegliamo un po' quale formato di pasta del pastificio Gioia vogliamo. Fileia o pacchero? Non so, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Adesso lasciamo cuocere a fuoco lento, 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 e aspettiamo per impiattare. E allora, dai, ci siamo, avete visto che suggestione? Un peperoncino intero bellissimo, super rappresentativo, identitario, perché a casa tua seleziona anche produttori che fanno dell'identità, il gusto e il benessere davvero la firma, no? Come firma a questo punto Benedetto Crispino. Allora, prendiamo un bel piatto e andiamo ad adagiare il nostro saltimbocca. Mettiamocelo qui vicino, va? Succulento come non mai. Intanto poi a un certo punto io ho messo anche tutti i ritagli, no, della carne, per insaporire questo sugo, che ahimè merita. Ecco, ci mettiamo qui accanto il peperoncino, ci mettiamo sicuramente magari qualche foglia d'alloro, così per dire che è sempre protagonista e principe questa pianta, che rende
questa aromatica che rende tutto molto 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 ma molto va bene così, digestivo e sfizioso. E allora, cari buongustai, grazie per l'attenzione che non è mai mai scontata. Io vi aspetto tutti i giorni anche sul canale YouTube A Casa Tua TV. Andiamo ad ultimare giusto con un filino di Carolea. Siamo a San Mango d'Aquino con il Principe d'Aquino, 100% Carolea. Ultimiamo quindi con un ottimo distillato di Distilleria CAF. Non dimenticate sempre un ottimo caffè. L'acqua è quella, sì, depurata o alcalina per la vostra salute, di Aurora D'Agostino. E allora, a domani!